Ben ritrovati in studio, è tornato da noi Gabriele Grazzi della Feltrinelli per parlare dei nuovi libri usciti. Ciao Gabriele! Ciao, buongiorno a tutti! Le nuove uscite in libreria, partiamo subito! Allora, iniziamo da quello che è divenuto un classico, può piacere o non piacere, insomma, divide sicuramente il giudizio di molti genitori, ma indubbiamente piace a tantissimi ragazzi. I loro video su YouTube hanno fatto centinaia di milioni di visualizzazioni, sì. Un fenomeno veramente incredibile, I me contro te, e lui e Sofì. Io devo dire che le prime volte che me lo chiedevano cascavo un attimo dal pero, ad Arezzo, e ora invece insomma li conosco bene anche io. È uscito il loro nuovo libro, sono veramente insomma un fenomeno editoriale che non c'è bisogno che lo racconto io, però insomma lo faccio vedere perché è indubbiamente, per quanto riguarda il mercato editoriale, un fenomeno importante. Ah sì, loro sono partiti appunto facendo questi video su YouTube e sono diventati cioè, veramente un tormentone incredibile, tanto da fare addirittura un libro. Una macchina, questo è il loro, se non sbaglio, mi posso sbagliare, il loro sesto libro. Ah, addirittura! Tutti hanno delle vendite incredibili, incredibili, ma si parla veramente di vendite importanti. E per cui insomma hanno fatto un film, hanno fatto due dischi registrati. Ah, interessante però. Ah sì, un fenomeno. Una macchina da guerra. Ah sì, un fenomeno a 360 gradi. Poi sì, Gabriele, cosa hai per noi? Poi vi faccio vedere il libro di un nostro concittadino, Andrea Scanzi, che è uscito, oltre che amico della libreria, è uscito con il suo ultimo libro, Demolition Man, che è un ritratto ovviamente molto così dissacrante, anche insomma molto diciamo caustico, come insomma nello stile di Andrea, su Renzi, e per cui continua diciamo questa serie di libri che aveva fatto con il Cazzaro Verde, Cazzari del Virus, e che gli hanno portato molta fortuna, e ora insomma è uscito proprio ieri l'altro con il suo ultimo libro, Demolition Man. Ecco, quindi anche questa è una nuovissima uscita. Poi perfetto. Poi invece, andando su un romanzo importante che diciamo sta attirando veramente l'attenzione di tutti i maggiori esperti critici di letterari del mondo, è Colum McCann con Apeiron, che sarebbe diciamo un poligono dagli infiniti lati. In realtà è un modo così colto per raccontare il conflitto in Palestina. Quindi questo conflitto che ovviamente si protrae in maniera, spero non indefinita, ma insomma che veramente sembra non aver fine, e l'autore si cala a pieno in queste dinamiche, narrando la storia di due amici che però sono dall'altra parte diciamo degli schieramenti opposti, e cercano di farci entrare soprattutto nella mentalità, nella storia, che poi è sempre popolata di storie, e la grande storia in realtà è sempre fatta di tanti filoni di piccole storie umane, e l'autore ce lo racconta in maniera veramente magistrale, con una bellissima penna. Che bello questo libro, tra l'altro mi piace molto anche la copertina, molto. Sì, è veramente, guarda, un libro importante, ecco, insomma, non sempre escono libri di questa caratura, di questo spessore, quindi lo presento per te. Bene, poi? Poi l'immancabile giallo, come si diceva l'altra volta, avevamo parlato del ritorno del re parlando di Stephen King, questa volta uso il termine il ritorno della regina, perché Camilla Läckberg è indubbiamente una delle regine del genere, no? Il thriller nordico da Larsen e poi la fa da padrone, e questo è Il gioco della notte, edizione Naudi, è il suo ultimo libro. Sono quattro ragazzi, la notte di Capodanno ovviamente succede un qualcosa che li porterà negli abissi delle tenebre, noi dovremo così ispezionare con loro questi abissi, cercando di capirne tutti i segreti. Il giallo è sempre il giallo, è intrigante, giallo, anche giallo. Questo da come ce lo hai raccontato sembra essere veramente interessante. Poi ti volevo far vedere due libri, te li presento insieme, scusami anche così, gioco da libraio, perché ci sono dei fenomeni, no, editoriali, delle
delle mode, se si può usare questo termine, o comunque sicuramente insomma delle attenzioni degli editori verso certi tipi di gusti che si sviluppano per molteplici ragioni. Uh-huh. In questo caso, per le strade di Tokyo è pausa caffè con gatti. Anche la grafica strizza l'occhio ad un certo tipo di lettori, nel senso che diciamo richiama, non so se ti ricorderai, nelle puntate scorse avevamo visto il basta un caffè per essere felici, oppure il gatto che insegnava la gentilezza, insomma sono tanti, ci sono diverse tipologie di libri che compiono dei viaggi di introspezione all'interno dei personaggi. Il termine che va di moda, che va in voga ora per descriverli, è good vibration, quindi vibrazioni positive. Sono libri che una volta finiti di leggere lasciano un sapore positivo in bocca e ci aiutano anche a sviluppare magari queste interazioni positive in un periodo che sicuramente non lo è. Ah, però sì, quindi sono dei libri che ci fanno anche molto andare carini, molto... oltre, ci fanno sognare, ci fanno immaginare. Come diceva Calvino, mi scuserai la citazione, la leggerezza in questo caso non è superficialità, ma è un modo di calare sulle cose dall'alto in maniera lieve. Eh sì, e ti ringrazio anche per questa bellissima citazione che in questo periodo ne abbiamo proprio tanto bisogno. Grazie Gabriele, grazie mille, ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Noi adesso ci fermiamo solo qualche istante, ma torniamo insieme tra poco.